telespettatori appassionati di ciclismo, bentornati a Studio Toscana Sprint, una puntata ancora una volta dedicata al ciclismo amatoriale, una puntata ancora una volta dedicata al Trofeo Metropolitano, la prima edizione di questa challenge che raggruppa le gare amatoriali sotto la Lega Ciclismo WISP delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Quest'oggi con noi il presidente della Lega Ciclismo WISP di Prato, Gianpaolo Mancini, buonasera. Buonasera. E due degli organizzatori delle prossime due tappe, vale a dire la tappa che andrà in scena il prossimo 31 maggio con l'organizzazione del Lenzi Bike, abbiamo Tiziano Lenzi, buonasera. Buonasera. E Andrea Carlesi, team manager del team Ziraf, che invece organizzerà la tappa del 2 buonasera giugno. Buonasera. Partiamo da Gianpaolo Mancini, un bilancio dopo le prime prove, dopo le prime tre tappe che hanno praticamente già archiviato l'organizzazione sulle province di Firenze, che ha organizzato la prima e la terza prova, e poi la tappa invece della provincia di Pistoia, la prima delle due tappe pistoiesi, diciamo, che è stata la seconda prova. Un bilancio che, nonostante le tante difficoltà che comporta un circuito su una, diciamo così, un'area geografica così ampia, può essere positivo. Buonasera a tutti. Sì, per tracciare un bilancio, naturalmente il bilancio finale si farà naturalmente al termine delle sei prove, però già a questo punto prime tre sono già state fatte e penso che sia un bilancio abbastanza positivo per quanto riguarda l'organizzazione di tutto questo trofeo. È un trofeo che richiede impegno, richiede dedizione da parte di chi lo organizza e tutte, però i numeri sono stati un po' inferiori alle aspettative nelle due gare purtroppo fatte su Firenze. La prima, che fu fatta lì a Sesto Fiorentino, appunto, da New Bike 2001, non vide gran tanta partecipazione, però già abbiamo parlato con gli organizzatori e per il prossimo anno già si stanno muovendo e stanno pensando di fare una gara diversa, una gara magari in linea, perché sì, quest'anno hanno fatto un circuito che era interessante, però diventava un po' quasi tipo pista, ecco, e quindi non a tutti può piacere, però si spera che per il prossimo anno la cosa vada avanti nel modo migliore. Una bella partecipazione è stata nella seconda prova a Pistoia, organizzata da Panconi, appunto là per la Lega di Pistoia, in cui ha visto circa 180 partenti, è una bella manifestazione. L'ultima, quella che ci ha visto impegnati domenica 10 maggio alla Rufina, è stata una bellissima gara organizzata in maniera perfetta, e questo tengo a sottolinearlo perché è stata un'organizzazione veramente perfetta, un percorso molto interessante, per qualcuno dice un po' duro, ma io credo che un po' di durezza, un po' di salita sia il sale che ci vuole anche nelle gare, non ce n'erano, quindi sali scendi, un percorso impegnativo naturalmente, che impegna corridori, però un percorso bellissimo, una gara in linea, appunto, che ci ha fatto vedere anche le bellezze del territorio, appunto, che va là dal Val d'Arno e compagnia bella. Quindi, però in quel caso, ecco, la partecipazione non è stata tanto numerosa e di questo appunto me ne dolo, perché quando una società si impegna e mette l'impegno veramente a organizzare le cose, avrebbe anche la soddisfazione, insomma, di avere dei numeri un po' migliori. Però d'altronde il mondo specialmente amatoriale è così, si vive in un periodo un po' di sia di ristrettezze economiche e tutto, per quanto, quindi magari qualcuno anche fare un 70-80 km in macchina per andare a partecipare a una gara magari ci pensa. Quindi io mi auguro che ora le prossime gare che andremo a organizzare qui nella nostra provincia di Prato, appunto il trofeo Lenzi Bike e il trofeo Svetlana Bubenkova che andremo a fare sia il 31 maggio e il 2 di giugno, siano manifestazioni belle, organizzate bene e che vedano anche una discreta partecipazione da parte degli atleti.
Bene, quindi prossimo appuntamento, la quarta tappa, scusate, del giro interprovinciale metropolitano sarà il terzo trofeo Lenzi Bike. Quest'oggi con noi Tiziano Lenzi della Lenzi Bike, terza edizione di questo trofeo, un percorso che ballonato, ma entriamo nel merito. Buonasera di nuovo, è la quarta tappa del trofeo metropolitano, secondo Memora Lenzi Lenzo. Il percorso rispecchia quelli degli anni passati, la partenza non ufficiale davanti al negozio e la partenza ufficiale verrà data come l'anno scorso di fronte all'artigianato a Maliseti. Il percorso partendo da Maliseti si va verso Parco Prato, poi dopo attraverseremo il ponte dell'autostrada. La seconda rotonda gireremo a sinistra verso le fontanelle, passeremo davanti agli stabilimenti della Magniflesse, ritorneremo sulla strada che ci conduce a Capalle, da Capalle poi andremo all'indicatore, l'indicatore Poggio a Caiano, da Poggio a Caiano gli Olmi, Olmi Quarrata, Casa Alguidi, Pistoia. Pistoia ci rinseriamo un'altra volta nella statale verso gli Olmi, poi dagli Olmi sempre sinistra e andremo verso Agliana. Da Agliana ritorniamo a Pistoia nel Viale delle Piante, la circonvallazione della Pamme, prenderemo la vecchia Montalese, Montale, Montemurlo, Maliseti E e la conclusione. arrivo. Bene, un percorso quindi interessante che propone diverse soluzioni, un percorso che ovviamente a seconda anche del numero dei partecipanti sarà diviso in due partenze, questo per dare la possibilità anche a coloro che ovviamente non hanno il passo degli atleti delle categorie 1, 2 e 3 di svolgere comunque una gara avendo il proprio gruppo e lo vedete inquadrato sopra all'edificio. Alla più grande delle sette sorelle di Mosca, l'edificio dell'Università Moscovita, Andrea Cardesi, che ci parla invece della quinta tappa in programma il 2 giugno. Sì, buonasera a tutti. E il nostro sarà il secondo trofeo Svetlana Bubnenkova e farà parte del trofeo metropolitano. La mia e quella di Tiziano saranno le due gare che saranno sul territorio pratese, organizzate dall'UISP di Prato. E nella stessa gara ci sarà la seconda prova del campionato provinciale pratese, per cui Tiziano darà il punteggio per i primi pratesi che vorranno ottenere la maglia il secondo giorno e l'assegnazione verrà fatta il secondo giorno nella nostra gara. Poi verrà fatto un memorial, come ha detto Tiziano, in onore di suo padre, che è il secondo anno che lo facciamo, di Memorial Lenzo Lenzi, che anche lì sarà conteggiato il punteggio delle due gare. Il circuito l'abbiamo fatto adatto a tutti perché venendo da una gara del 31 abbiamo preferito fare una gara interamente pianeggiante, un circuito di 18 km da ripetere 4 volte, con alcune gare, con alcune strade inedite. Partiremo dal circolo risaliti di Piazza Gelli a San Giusto, dove noi abbiamo la sede. Andremo in Via Cava, da Via Cava faremo il ponte dell'autostrada verso il Via del Crocifisso. In vetta a Via del Crocifisso andremo a destra in Via delle Colombaie per ritornare poi sul viale 14 aprile che ci porterà a Seano. Da Seano andremo fino alle strade nuove di Quarrata, come vengono chiamate, e faremo il cavalcavia che divide Quarrata da Prato, quello nuovo, per cui sono strade inedite, strade che faremo e sarà l'unica asperità della giornata, se si può chiamare asperità. E poi torneremo da Iolo, per via di Iolo, torneremo ancora al ponte autostrada che ci rimetterà in via Cava, dove gireremo appunto 4 volte. Alla quarta tornata gireremo a sinistra e faremo il traguardo di 350 metri. Andrea,
ciclismo femminile, ciclismo giovanile agonistico, ciclismo femminile professionisti, amatori, adesso quando organizziamo una gara di triathlon, perché manca solo quello. Sì, perché il ciclocross lo facciamo a novembre, la Gran Fondo la facciamo il 13 di settembre. È un bell'impegno, è un bell'impegno, è una passione che noi abbiamo amatori cicloturisti, non abbiamo proprio garisti, come si usa dire. Però la passione ci porta a fare anche questo perché, sai, ora è sempre difficile organizzare delle gare. Quando la WISP, che noi bene o male usufruiamo anche noi della struttura WISP, di tutto quello che ci dà, ci chiede una cosa del genere, noi in base alle nostre possibilità gli abbiamo detto sì, essendo il secondo anno e sempre in combinata con Tiziano, si cerca i percorsi, si cerca di dare il meglio possibile e vorremmo che anche le persone che gareggiano ci dessero una mano anche loro per venire alla corsa, alle nostre corse, capite? Perché organizzare è sempre difficile, però magari sai, l'amatore dice, sai, due gare insieme, non si possano fare, mentre così noi... Cioè, ci tocca poi dopo che i nostri soldi che mettiamo per loro, perché li mettiamo per loro, cioè, un resoconto bisogna averlo anche noi, una soddisfazione perlomeno di persone che gareggiano nelle nostre gare. Giampaolo Mancini, due belli organizzatori di questi, insomma, la soddisfazione averli, perché abbiamo parlato di tante corse in questo trofeo metropolitano, però questi sono i tuoi, cioè sono i tratesi. Quindi, insomma, penso che, vista anche l'esperienza passata con il Giro della Provincia di Prato, avere ancora due organizzatori così faccia piacere. Sì, naturalmente, come ripeto, i tempi non sono poi così rosei, e trovare chi ha volontà di organizzare è sempre faticoso. Già posso vedere anch'io che nel giro di pochi anni, appunto, organizzavamo un bellissimo giro della provincia di Prato che siamo stati costretti a rinunciare proprio perché per la mancanza di società che organizzavano questo tipo di manifestazioni. E a Prato è più facile trovare magari chi organizza un cicloraduno o una Gran Fondo cicloturistica che una gara amatoriale. Io ringrazio pubblicamente e veramente di cuore sia Tiziano Lenzi che Andrea Carlesi qui dello Ziraf che anche per quest'anno mi hanno confermato il loro impegno per organizzare queste due manifestazioni che tra l'altro saranno anche valide per il campionato provinciale di Prato, appunto i corridori della Lega Ciclismo Wisp di Prato che sommando i punteggi delle due gare vinceranno questa speciale classifica nel corso della cena, della bella festa che facciamo ogni anno a fine anno per premiare le nostre società e i nostri atleti. Riceveranno appunto la maglia di campione provinciale. E io ripeto ancora che ringrazio di nuovo nuovamente gli organizzatori con la speranza che poi magari il prossimo anno riuscire a trovare nuove forze, nuova linfa per organizzare magari qualche gara in più. Ecco. Bene, allora noi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento, domenica 31 maggio con il terzo trofeo Lenzi Bike. Il ritrovo si svolgerà dalle 7:30 alle 8:30 presso il Circolo Favini, se non vado errato, in via Po. La partenza prevista alle 9, se ci saranno due partenze saranno intervallate da qualche minuto. Prova quindi numero 4 del Giro metropolitano, mentre appuntamento martedì 2 giugno per la festa della Repubblica con il trofeo Svetlana Bublenkova. Sarà al via Svetlana o no? No, sarà lì a coordinare un pochino le cose, che sarà con tutti i suoi atleti, allievi, esordienti, verrà lì sul circuito tutti vestiti. Penso sia vestita, ma poi parteciperà solo alle premiazioni. Queste due prove, la trofeo Svetlana Bublenkova il 2 giugno, che prevede anch'essa richiesto il ritrovo dalle 7:30 alle 8:30 presso il Circolo Arci Risaliti in Piazza Gelli a San Giusto di Prato.
queste due prove saranno valide come, se, come prima e seconda tappa del campionato provinciale pratese e come prima e seconda tappa del Memorial Lenzo Lenzi. Quindi ancora un'occasione in più, oltre a fare punti nel giro del metropolitano, si fanno punti anche per conquistare questi altri due importanti traguardi. In conclusione salutiamo ancora una volta Gianpaolo Mancini della Lega Ciclismo Wisp, Andrea Carlesi, il team manager del team Zira, Tiziano Lenzi della Lenzi Bike, e noi vi diamo appuntamento o sulle strade di queste due manifestazioni o la settimana prossima per rivivere la sintesi di queste due prove del giro della provincia, scusate, del giro metropolitano. When everybody's still at my door, I'll find you, take door.